non c'hai solo le mani, mortacci tua, delitto, accidenti. Anche nel primo tempo sembrava dovessero dare un calcio di rigore ancora per quelle mani che non ti metti. Non lo so, da Gasposta fa il simbolo così, tagliatene, non so, trova un modo. Ma questa volta almeno i piedi li hai usati per qualcosa di buono. Certo, non è che tu stia facendo delle partite di merda, però comunque quando spendi 70, 80, quello che è, di milioni, qualcosa di non dannoso lo pretenderei. E meno male che arrivano i tre punti, anche se un merito va dato al solito Gonzalo Higuaín, o meglio, al solito Sarri, che finalmente si decide a togliere Bernardeschi e ci dà il tempo di vincere la partita. Perché Bernardeschi anche oggi partita nulla, io non so cosa faccia in campo, dove lo voglia Sarri, dice stai lì dove, perché ogni volta che attacca la Juve dice ma dov'è, in area, no, ma in difesa dov'è, lui scappa dal pallone, non so cosa gli dica Sarri di fare a sto giocatore che è sempre una delusione. E ricordo questa Juventus, che tra l'altro mi avete tanto rotto il cazzo, molti moralisti, adesso rimpiangi il gioco di Allegri sotto il video con il Lecce. Ma col cazzo, io non lo rivoglio quel gioco lì. Va bene che Cogione abbiamo vinto con quel solito calcio d'angolo e calcio di rigore, cioè calci piazzati. E siamo la squadra in Serie A che attualmente ha segnato più gol proprio da queste palle qua. Però comunque, di certo sto vedendo meno gol di testa rispetto all'anno scorso, sto vedendo meno azioni di questo tipo, sto vedendo un gioco più fluido, una netta predominanza rispetto all'avversario. Onestamente oggi il Torino chi cazzo posso salvare? Cioè non c'è nessuno che può aver fatto una grande partita, onestamente non ho visto niente del Torino. Abbiamo sofferto sul finale perché come al solito Bremer stava per fare gol, ma era in fuorigioco, se Dio vuole, ma era un attimo bloccato il sangue, perché anche lì un'altra volta stava per risuccedere. Non è successo, benissimo oggi Bonucci, benissimo che qua, dato che vi dobbiamo spendere una parola, ma Higuaín che entra dalla panchina e ti fa quel tiro che poi para, insomma, Sirigu in modo clamoroso, ti fa l'assist. A De Ligt, che cazzo ha i piedi? Incredibilmente ha i piedi. I milioni forse si vedono alla lunga. De Sciglio, per favore, torna Alessandro, perché io non ce la faccio a rivederlo un'altra volta in campo. Qua sta scritto 5,5, ce l'avevo contro Alfanta, ma lasciamo perdere. Penso che io me l'ero giocato 2 euro di scorta per il suo gol, perché dovesse succedere. Ovviamente se dovesse segnare lo farebbe contro di me, ma questo è un piccolo dettaglio. La portiamo a casa, ancora con un gol di scarto, ma questa volta sicuramente soffrendo molto meno. A parte veramente l'azione sul finale, Torino ha fatto poco e nulla. Noi sapevamo che era una partita sempre rognosa, una partita dove il Torino rompe le palle, è sempre stata così, si è sempre vinto per il rotto della cuffia con un gol di scarto, il Torino che si arrocca dietro, difesa a 3, linea sempre bassa del centrocampo, difficile bucarli, eppure le occasioni le abbiamo avute e come al solito il migliore del campo del Torino, tanto per cambiare, come l'anno scorso quando poi si infortunò e entrò l'altro portiere che non mi ricordo, forse era Milinkovic, non mi ricordo chi era Wiccan, non lo so, è Sirigu, come al solito Sirigu, perché se no sta partita un finiva 1, finiva 2, finiva 3-0, perché sempre quel solito grande portiere che è. Però oggi veramente Ronaldo nulla, quindi è chiaro, e ammettiamo nell'ennesima scontata vittoria, nel solito video che magari sarà quasi monotono nel vedere uno juventino che parla su Juve vincente, questa Juve non è Ronaldo dipendente, perché Ronaldo attualmente è irriconoscibile. Quanti gol sbaglia, quante volte non segna, quante volte non si fa vedere, non si propone, è sottotono. Ragazzi, non ne parla Sarri. Io spero, fossi un giornalista, gliela farei questa domanda in conferenza stampa. Come vede Cristiano Ronaldo? E ti inventerà una scusa per trovare forse un dato statistico a cui appigliarsi per dire che Ronaldo sta giocando bene. Si è procurato un rigore con il Genoa? Ok. Tra l'altro non rompiamo il cavolo, perché insomma Orsolini, contatto con Martinez, siamo agli stessi livelli di Sanabria e Ronaldo. Né più né meno, sono stessi identici rigori. Ma io personalmente ve lo posso dire, sono anche contento che l'Inter abbia vinto, perché questa lotta a scudetto almeno dà un pochino di movimento a questo campionato. Perché se non fosse per l'Inter, anche qua noi le abbiamo quasi vinte tutte, abbiamo fatto 2 pareggi, l'Inter ha perso solo con noi e poi le ha vinte tutte. No, una pareggia d'una con il Parma, sì. Comunque ci sta passo passo. E quindi diamo merito a questa squadra, anche all'Inter, che rende un attimino vivo lo scudetto. Noi ribattiamo e lo sappiamo che comunque da anni siamo abituati a portarle a casa le partite. Però nel primo tempo sempre solite bestemmie per quella cazzo di mano che non si amputa davvero De Ligt. Sempre, lo so, è purtroppo clamoroso, come però anche nella casualità, nel vedere questo episodio e dire ma non può essere rigore, ho capito, ma basta prenderla con le mani, perché dopo un po' hai rotto un po' il cazzo. Ora vabbè, c'è poco da dire, perché veramente il Torino ha fatto poco e nulla. Allora la prossima partita è con la Lokomotiv, se non sbaglio, in Champions League, partita che dobbiamo assolutamente... c'era De Ligt. Ciao De Ligt, ciao De Ligt,
Ciao, io sono uno pallavolista. Guarda com'è, Io sì, ho fatto un bugger clamoroso. Oggi ho preso la quinta palla di mano nelle ultime 5 partite. Un record mondiale. Pallone d'oro vinto. Ok, ho detto un pochino questo. Visto che sarà nella nomination tra i migliori 11 top dell'anno. Anche fatto con l'Ajax, ovviamente. Speriamo prima o poi si chiarisca sta cosa, perché in Champions io spero non si ripeta. Ok. Dovessi schierare un 11 titolare, io qua dato terzino al momento, comunque lo confermo. Ora bisogna vedere però, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Bernadeschi fa cagare. Ok, va bene, non lo metterà più, perché tanto, ragazzi, rientra Ramsey, rientra Douglas Costa. E un giorno vorrei vedere sia Dybala, sia Higuain, sia Ronaldo. Hanno già giocato insieme? Non lo so, forse sì, ma è sfuggito. Mi sembra forse con il Brescia, ma c'era Ramsey, mancava qualcuno, forse mancava, no, mancava Ronaldo, non lo so, no, qualcuno mancava, però mi ricordo che c'era sia Dybala, sia Higuain, sia Ramsey, non so se c'era anche Cristiano Ronaldo, forse era quella la partita dove giocavano tutti quanti, che c'era anche Rabiot, tra l'altro prima partita di DAZN dove non gioca Rabiot, clamoroso, non abbiamo visto il DAZN reale giocare in DAZN, e niente, non ho altro da aggiungere ragazzi, è filotto di partite consecutive, no, perché comunque con il Lecce l'abbiamo interrotto, se non fosse stata per quella partita era praticamente da Firenze, cioè da settembre, che comunque erano 2 mesi di successi completi, quella partita lì ci ha rotto un pochino il cazzo, evidentemente porta culo a giocare la sera, non lo so, però sia chiaro, non siamo Ronaldo dipendenti, le partite, tolto quell'episodio col Genoa, dove alla fine si è procurato rigore, non ricordo grossi numeri di Ronaldo così incisivi sul risultato, alla fine con l'Inter non ha fatto niente di che, non ha fatto l'assist, non ha fatto il gol, certo partecipa, è Ronaldo, però comunque l'anno scorso le partite molte volte dipendevano da lui, dal suo gol, dal suo assist, dalla sua giocata, quest'anno è molto diverso, quindi tutti quelli che dicono dopo Lecce rimpiange un po' Allegri che con lui queste partite si vincevano, Mai e poi mai ritornerei indietro, perché quel momento andava cambiato in qualche modo, bisognava cambiare assolutamente giocatore, allenatore volevo dire, per cercare qualcosa di nuovo che stiamo trovando con Sarri, stiamo trovando più un predominio nella palla, miglioreremo perché sicuramente anche io mi aspettavo delle vittorie più tranquille, sempre con un gol di scarto, 2-1, quanti don abbiamo fatto questa volta, 1-0, non prendiamo gol, miracolo divino in un derby come al sempre solito, rognoso, il migliore in campo è Sirigu, cazzo lo dico a fare, noi ci vediamo in un prossimo video, fino alla fine, forza Juve, bella!